Barcellona, siccome vedo che la platea è in diretta, siamo pochi, intervenite Daniela, Massimo e Bea, come tutti quanti, intervenite tranquillamente. Io riprendo questa terza parte legandomi al tempo e soprattutto alla palla. Io ho scritto forse terza e ultima parte su un quaderno di sport che è scritto. Sì. Perfetto. Sì. Era poi questa. Ok. E però le mie riflessioni sono prima un po' così più accademiche, nel senso che vi propongo e metto alla vostra attenzione alcuni aspetti che la letteratura racconta, ma che come atleta io ho vissuto tante volte. Io ricorro spesso ai miei ricordi da atleta, perché quello che ho vissuto più o meno consapevolmente mi è tornato utile mentre nel mio studio, nel mio leggere articoli, eccetera. Allora io sempre ho ritenuto valida la teoria sulla sensazione e percezione. Gli atleti sono bombardati da un numero, come tutti noi, in tutti i momenti, in tutti i giorni, in tutte le ore, da una serie innumerevole di sensazioni in cui noi facciamo meno tesoro, come facciamo tesoro nei momenti in cui le facciamo diventare delle percezioni. Quindi l'attenzione diffusa è quella che fa stare in un ambiente cogliendo qua e là segnali, ma senza per forza reagire a questi segnali. L'attenzione selettiva invece quando noi scegliamo di seguire un segnale in particolare e su quello poi agiamo, magari solo osservandolo o nel caso dello sport costruendoci sopra azioni. Da questo aspetto dal punto di vista didattico non è banale, perché cominciare a giocare, a lavorare con i bambini, a passare dall'attenzione diffusa all'attenzione selettiva, e cioè l'idea di passare da a tagliare alcune informazioni perché diventino percezioni, quindi non tutte le sensazioni diventano percezioni, sono quelle che io voglio volontariamente far passare a livello corticale. Quindi dal livello sottocorticale arrivano, i recettori sono sempre attivi, vista, tatto, sono sempre attivi, quindi le informazioni arrivano, ma a volte noi le tagliamo solo una parte. La prendiamo in considerazione. Anche questo è un elemento molto importante. Faccio un esempio: se giochiamo a palla avvelenata con una pallina è molto più facile l'idea della tensione selettiva, ma se già cominciamo a giocare a palla avvelenata con 3-4 palline, di cui magari due sono nella mia squadra e due sono nella squadra degli avversari, comincio a lavorare sul passaggio continuo della tensione diffusa e selettiva, perché non posso stare attento solo a una pallina, ma ce ne sono due o tre contemporaneamente e devo decidere quale pallina diventa importante per me. Certo che se c'è un avversario che sta per colpirmi, io taglio tutte le informazioni che potrebbero legarmi alle percezioni di passaggio con i miei compagni, perché mi concentro sul fatto di non essere colpito. Viceversa, se la palla che hanno in mano gli avversari è lontana, io posso concentrarmi sulla palla che può passare un compagno o che io posso passare un compagno. Quindi dal punto di vista pratico, lavorare su attenzione diffusa e selettiva non è così difficile alla fine. Già con questo esempio basta inserire un maggior numero di palloni in qualsiasi gioco, partendo da due invece di un pallone giochiamo con... Inizia a venire anche la pallavolo giocata con due palloni, come se tu in quel momento lì bisogna che stai attento a quello che non puoi preoccuparti della palla che stanno alzando gli avversari di là, magari siccome le hanno tutte e due loro i palloni, ma preoccuparti di quella che stanno preparando lì nel settore dove sei tu, o viceversa, visto che c'è una palla nostra che sta andando di là e sto vedendo un possibile attacco, mi concentro sul possibile attacco perché magari posso difendere quella palla perché ci sarà tempo tra quella che sta andando di là e la costruzione del gioco. Quindi cominciare già a lavorare con questo, ovviamente più la tecnica è importante, più lavoriamo con ragazzetti già preparati, anche qui dobbiamo sempre fare le giuste considerazioni. Giocare con due palloni in campo vuol dire che gioco con gente che già padroneggia bene gli elementi tecnici, e toccarci mai, no? I bambini più piccoli creo altre situazioni per passare dall'attenzione diffusa all'attenzione selettiva. Perché è importante questo passaggio? Perché su questo l'atleta anticipa le risposte. E adesso sto semplificando tutti i processi mentali. È una
cosa che dobbiamo fare, perché alla fine dei conti, all'atto pratico, tutta la complessità delle descrizioni che ci fanno a livello psicologico, medico, neurologico, si diventano molto più semplici nell'atto in cui si trattano le attività. Io nel momento in cui seleziono gli stimoli vuol dire che anticipo le risposte, quindi comincio a dire cosa faccio adesso, quante possibili scelte ho, quante due risposte, comincio a ipotizzare due risposte e quelle devo scegliere, quindi l'anticipazione delle risposte nella situazione in cui sono, visti gli stimoli, vista la mia attenzione selettiva, ho queste due possibilità, potrebbero essere anche più di due. Quale scelgo delle due? Quindi io scelgo due risposte, ne decido una e effettuo l'azione. Adesso come torniamo alla situazione? Dall'azione, adesso c'è un collegamento di nuovo alla situazione. Come ci torniamo? Lo chiedo a voi. Quindi ho scelto lo stimolo, ho anticipato le possibili risposte che posso dare, facciamo conto due. Ne scelgo una, decido di sceglierne una e la attuo, azione. Poi come torno al punto di partenza? La cosa dal punto di vista sia dell'apprendimento che dell'allenamento, secondo me, io gli ho dato sempre molta importanza, ci ho lavorato tanto perdendo, cioè sembrava di perdere tempo, ma invece l'ho investito bene. Qui adesso c'è il feedback, la famosa KP e KR di Smith e Risberg. Il feedback, com'è andata l'azione? Ho raggiunto il risultato o no? L'ho raggiunto parzialmente perché ho commesso qualche errore o perché non ho valutato un qualcosa che è accaduto mentre io agivo e che dovevo percepirlo, e qui arriviamo sull'ambito della esperienza, che l'esperienza però si fa negli anni, quindi non c'è da preoccuparsi. Se un atleta alla fine di un'azione mi dice, beh, io avevo pensato di far bene l'azione, non ho considerato che mentre agivo qualcosa leggermente si è modificato in quello che avevo visto. Benissimo, questo è un feedback esperienziale, vuol dire che la prossima volta lui non solo deciderà sull'azione, ma vedremo nelle situazioni, nelle slide successive, ma anche nell'adeguamento di quella situazione, soprattutto negli sport di situazione. Quindi non basta avere la scelta, devo cominciare a pensare che può essere anche adattata a piccole variazioni dell'ambiente. È chiaro che se le variazioni sono totali, allora la situazione va nell'errore. Se io passo tardi una palla, nel momento in cui ho visto la possibilità di passaggio, indugio qualche secondo e la passo tardi, può darsi che quella palla non venga più recepita dal mio compagno, addirittura diciamo così, presa dagli avversari. Ma se le variazioni sono minime, dobbiamo abituarci anche ad adattare quella scelta. Quindi il lavoro sul feedback è uno dei lavori più importanti che dobbiamo fare. Quali sono gli errori? Poi lascio un po' di spazio a voi che ci confrontiamo. Gli errori sono che gli allenatori, anch'io così, per la fretta tendono a dare ai bambini o agli atleti tutte le risposte sui loro feedback. Quindi risolvono il problema loro. Viceversa, della mia idea è che bisogna lavorare con i ragazzi affinché loro pian piano si abituino a utilizzare i feedback estrinseco sul risultato, sulla performance, e loro cominciano a ragionarci. Chiaro che questo mi prende più tempo, però questo tempo è investito perché l'atleta pian piano impara a autocorreggersi, e io ero molto contento quando i miei atleti, non moltissimi, ma cominciarono a farlo, mi dicono fermo, non dirmi niente perché so già dove ho sbagliato. Per me era la soddisfazione più grande, perché vuol dire che l'atleta non era solo collegato al fare, ma anche al risultato del fare. E su questo, sì, prego. E su questo, se posso intervenire, forse un po' l'abitudine di noi tecnici, allenatori, docenti, è quella di proprio per ridurre i tempi, o perché siamo interventisti, non lo so in che senso definirmi, abbiamo sempre prima l'abitudine di dare noi quasi il nostro feedback di correttivo, di rinforzo, eccetera. Mentre invece, se ho ben capito da quello che dicevi e dalle cose che ci siamo detti, sarebbe importante che il ragazzo prima esplicitasse qual è stata la sua informazione di ritorno e poi semmai aggiungere la nostra più matura o più di persona con più esperienza. Magari ecco, sentiamo anche gli altri, però certo. Abbiamo sempre lavorato di solito, ecco,
noi per primi parliamo, non solo nella pallavolo, ora se questa cosa potrebbe aiutare anche a cambiare per far maturare lo questi ragazzi. Lo schema circolare torna, cioè nel senso che lo potrei definire uno schema di un apprendimento attivo. Sì. Anche sì. Per il uno certo. Schema di un apprendimento attivo in cui, ritornando anche alle lezioni precedenti sul discorso della decisione rispetto agli stimoli comunque che l'atleta ha, può scegliere appunto, come diceva Andrea, si possono creare due risposte comunque in breve tempo, deve decidere l'atleta qual è la risposta né bene o né male da intraprendere e poi avere un feedback e quindi valutare, fare un'autovalutazione della risposta che lui ha scelto è quella giusta, può essere corretta e quindi cioè nel senso ha una circolarità di un apprendimento esperienziale attivo. Cioè, assolutamente. Giustissimo. Può essere anche errata alla fine, ma motivata. Io stavo molto attento anche alle motivazioni. Perché hai agito così? Alla fine non era andata in porto l'azione, ma lui aveva avuto presupposti validi per fare quello che aveva fatto. Sia la risposta, anche se fosse un feedback negativo, nel senso che non ha ottenuto il risultato sperato, di fare, che ne so, il canestro, l'attacco vincente, però comunque dal punto di vista di apprendimento, cioè la situazione dell'esperienza porta a maturare una rielaborazione, che ne so, per un'azione successiva. Assolutamente, poi dal punto di vista pedagogico, il ragazzo che si sente investito di questa possibilità di spiegazione, di contraffazione, capisce che è in gioco lui, che non è escluso, e poi dice beh allora devi far così oppure hai sbagliato decisione, non è fuori gioco e come dicevi tu hai fatto bene a richiamarlo perché io ci credo, ve l'ho anche detto nelle precedenti mie dissertazioni, mai creare la paura di agire nei ragazzi, se invece fanno sbagliare 10 volte in più, ma poi smetteranno di sbagliare, ma che non perdano il coraggio di provare e di mettersi in gioco. Quindi assolutamente sì. Ci sono altri interventi, se ci sono anche gli altri colleghi. Massimo, anche nell'orientering le decisioni, c'è una cartina nazionale. Sì, più che altro ora siamo molto migliorati perché a buon livello iniziano a mettere i GPS, e quindi gli atleti si riguardano a fine gara da dove sono passati veramente. Quindi ti faccio l'esempio sullo sci che ci rimango tutte le volte male. Il discesista controlla a video cosa ha fatto e sa subito dove ha fatto l'errore. Lì va bene, è un alto livello. Però riguardando quello che fa riesce poi ad avere un feedback sull'attività che ha fatto in quel momento. L'orienteering uguale, è un'anticipazione di quello che poi farà in bosco. L'azione poi se si perde non trova una lanterna, quello è il feedback positivo o negativo, sul momento, per il singolo atleta. Certo. Poi dopo, ora come ora, la tecnologia ci permette anche di fare un'analisi ottima dopo la gara, per capire cosa hanno fatto le persone, i ragazzi. Questo è vero, io dico sempre che ai miei tempi avere una computer o una videocamera in palestra era una roba da grandi società. Oggi voglio dire con 1.000 euro chiunque può avere una strumentazione come questa e in effetti far rivedere le azioni più che chiacchierare aiuta tanto i ragazzi, ma l'importante è che sia aperto questo canale comunicativo, che non si sentano tagliati fuori nelle loro decisioni, sono passate 1.000 motivazioni per cui hanno fatto una scelta piuttosto di un'altra e aiutarli in questo crea esperienza, no? L'errore non deve spaventare in questo, ma questo crea e rafforza l'atleta con l'esperienza della prova ed errore. Quindi anche in atletica leggera avevo anche torto, sono sprint di 10 secondi al momento che gli facevano rivedere il video, lui aveva già capito dove aveva sbagliato o meno, è spaventosa come cosa, vabbè si sta parlando di atleti di alto livello, però vuol dire che sono abituati a rivedersi continuamente e a capire
le risposte positive o negative dell'azione che hanno avuto in questo momento. Poi magari dopo ne riparlava, vabbè, lì è suo padre, però è un altro discorso. Però vuol dire avere una buona padronanza del proprio corpo e capire, e secondo me è importante che ci sia davvero prima da parte del singolo atleta su sport individuali. Questo ci si può dire sullo sport individuale. Questo può suggerire anche un modello di lavoro da poter utilizzare in palestra con due gruppi, dove l'uso di strumentazioni in uno e l'assenza in un altro potrebbe farci capire se c'è un gruppo a parità di condizioni, di capacità, eccetera, può avere un'evoluzione migliore o meno. Questa è una cosa che il centro potrebbe o dovrebbe sperimentare, potrebbe essere interessantissimo. Con la GoPro ora puoi far tutto, anche farli vedere dal punto di vista della persona e in più lati come si evolve, cioè dove, come lo vede con i propri occhi e come poi lo fa nella realtà. Quindi c'è, secondo me, anche una cosa importante da farli capire. C'è anche da dire che in alcuni sport individuali, mentre nei nostri sport di squadra l'efficacia del movimento bene o male la vedi, un pallavolista, un cestista, un pallamanista vedono l'effetto della loro azione, e quando l'efficacia è buona, più delle volte il risultato e la performance coincidono. Negli sport individuali c'è la grossa coincidenza tra movimento sentito e movimento realizzato. Questa coincidenza, per esempio, in ginnastica artistica deve essere assoluta, e quello che senti deve coincidere con il movimento che tu pensi di fare, che il giudice vede. Quindi addirittura c'è una coincidenza quasi assoluta tra ciò che sento e che non vedo se non con un filmato e ciò che realizzo realmente. Quindi il feedback per me diventa una partita importantissima. Adesso non stiamo a disquisire se faremo degli incontri. Nel nostro lavorare dovremo mettere esperienza anche su questo. Il feedback immediato, il feedback ritardato, quando, come. È chiaro che con atleti evoluti e grandi si può dare anche un feedback ritardato, che non si dimenticano l'azione neanche il giorno dopo. Con bambini piccoli non si può aspettare più di tanto, perché il feedback cinestesico scema in poco tempo. Il feedback descrittivo, riassuntivo, quindi farli provare prima un po' di volte e poi riassumere le cose che si sono viste senza fare nomi nello specifico, ma richiamando ciò che è andato bene, ciò che è andato male, per far sì che chi ha fatto qualcosa di errato nel richiamo dell'allenatore, che non ha fatto nulla, cominci a pensare a se stesso, ma io come ho fatto? Quindi portarli prima a cominciare a riflettere su loro stessi. E pian piano cominciare a usare i feedback, quindi al di là del feedback intrinseco e estrinseco sul risultato, sulla performance, tocca a noi poi portare il feedback con le giuste modalità, prescrittivo, descrittivo, riassuntivo, immediato, ritardato nel tempo, quindi pian piano cominciare a ragionare su tutte le modalità con cui possiamo trascinare dentro questo ragionamento l'atleta, coinvolgendolo proprio, cioè, guarda che è compito tuo, io sono fuori che ti aiuto, ma il lavoro sul feedback è principalmente compito tuo, se tu devi imparare a analizzare i vari tipi di feedback e metterli in relazione con la tua azione. Se poi c'è il video è il massimo che c'è, perché lui ti proprio si vede, non c'è bisogno di entrare in dettagli particolari e lì può partire tutto il ragionamento. Quindi tornando alla decisione, adesso la decisione andiamo dentro l'azione, quindi la tecnica. Vuol dire sapere eseguire un movimento nello spazio e nel tempo. Dello spazio abbiamo parlato l'altra volta, oggi richiamiamo qualcosa sul tempo e poi sull'uso della palla. Questi sono tutti i parametri su cui si può lavorare, anche col feedback. Velocità, ritmo, ampiezza del movimento, l'impulso di forza dato. Ne ho messi quattro. La teoria ne mette dentro tanti. Io cerco di lavorare su quelli con cui si può avere uno scambio, un confronto con gli atleti. Perché? Perché questi elementi hanno bisogno poi di aggiustamenti, visto che parliamo di tecnica e tattica, rallentare, velocizzare, cambiare ritmo, rallentare per velocizzare o velocizzare per rallentare, e le varie combinazioni. Nel momento in cui io sono di fronte a un avversario potrei mettere in atto uno o più di questi elementi. Allora questo richiama al possesso delle abilità, l'abbiamo detto prima, io controllo il mio corpo in maniera rallentare o velocizzare un gesto tecnico, non è banale, perché se io velocizzo un gesto tecnico che normalmente eseguo a una velocità un po' più controllata, vuol dire che tutti i parametri che riguardano quel gesto tecnico devono rimanere nelle stesse proporzioni,
altrimenti il gesto tecnico rischia di essere eseguito male. La stessa cosa se lo ritardo. Quindi c'è un aspetto di abilità, a me piace ancora, litigo sempre con la Bortoli, perché lei dice adesso non si parla più di controllo motorio e di adattamento, si parla solo di abilità. E vabbè, però se io parlo di abilità parlo di controllo motorio, se parlo di adattamento parlo proprio di quel gesto che io so portare con competenza nello spazio e nel tempo. Quindi so adattarlo alle varie situazioni ambientali. Quindi nel fare questa decisione e azione volevo chiarire che c'è estrema circolarità tra controllare i movimenti, quindi avere il possesso tecnico, e la competenza cognitiva nell'applicarlo. Avevo già detto l'altra volta, uno può avere mille idee in testa, bellissime, ma se non ha una tecnica per portarle a conclusione non riesce a metterle in atto. Uno può avere una tecnica eccezionale, ma se poi non ha l'intelligenza di adattare alle situazioni, a volte rischia di venire vanificato quel possesso tecnico. Quindi torniamo a questo circuito dell'apprendimento che deve portare anche l'atleta proprio in questo percorso di prove ed errori, prove ed errori, ovviamente consolidando l'aspetto tecnico, ma provandolo costantemente in situazioni variabili. Questo crea esperienza, quindi gli aggiustamenti alla fine sono quelli che creano esperienza nell'atleta. Dopo parleremo di volume tecnico generale agonistico, non basta quindi possedere al meglio l'abilità, è chiaro che più posseggo l'abilità e meglio è per me, ma contestualmente all'apprendimento sempre più preciso dell'abilità, io devo avere un percorso parallelo che me la fa adattare alle situazioni, da subito. Già da quando il bambino sa solo tenere la palla in mano, beh, faremo giochi dove sa solo tenere la palla in mano, ma ti metto già in un contesto dove devi adattare, perché è una questione poi cognitiva, mentale, di ragionamento. Abbiamo detto che non possiamo aspettare che l'atleta sia evoluto, ma già contestualmente subito, qualsiasi livello di abilità apprendo, io ti trovo un livello adeguato in cui tu puoi applicarla in condizioni di controllo cognitivo. Allora questa è l'esperienza. L'esperienza è avere un'abilità che nel tempo ho applicato in situazioni sempre diverse e quello mi dà quel controllo sempre maggiore rispetto alle situazioni variabili che incontrerò in gara, se parliamo di sport situazionali. Attenzione che l'adattamento esiste anche negli sport individuali, l'abbiamo già detto credo in uno dei precedenti interventi, un atleta di ginnastica artistica che si trova a fare una gara sulla pedana del corpo libero che risponde meno nell'elastica di quella dove normalmente si è allenato, bisogna che durante il riscaldamento riproduca tutti i parametri di controllo dei suoi gesti sapendo che deve spingere di più su quella pedana, anche questo è adattamento, anche questo crea esperienza. Quindi non è solo l'adattamento del movimento compito degli sport situazionali, ma lo è anche per gli sport individuali. Giocare col tempo e con lo spazio, già abbiamo parlato di queste cose, le richiamo solo, quindi cambi di direzione degli arresti, delle partenze, combinazioni alla mano, contromano, quindi alla mano vuol dire per un destro di mano scambiare direzione, andare a sinistra e contromano andare a destra. Si incrociano tutti i passi, oppure la coordinazione non è più quella per il esprimere. Allora l'idea di creare finte, giochi di finta, diventa fondamentale nei discorsi che andremo a fare più avanti. La stessa cosa sui fondamentali di padronanza tecnica, anche questa è tutta una costruzione. Quindi la conduzione della palla, tanti sport, palleggi, passaggi, tiri alla mano, contromano, le finte possono essere molteplici, finte di passaggio e passaggio, dopo le vedremo, finte di tiro e passaggio, finte di passaggio e tiro, quindi cominciare a creare una serie di situazioni in cui il bambino non solo ripete il gesto, ma lo ripete in condizioni sempre diverse. Questo è il passaggio che vi anticipavo dal volume tecnico generale al volume tecnico agonistico. Salvatore questi termini li conosce già perché erano un cavallo di battaglia di Vittorio Francese, prese dalla teoria russa del blocco dell'Est, ed è vero, io ci ho ragionato, quando il riscaldamento in una gara guardiamo gli avversari che si scaldano, noi guardiamo il loro volume tecnico generale, magari vediamo uno che a pallacanestro, faccio l'esempio, che palleggia con tre palloni, che schiaccia due mani con un giro di 360, che fa tutti stracci da tre punti e dici mamma mia questo qua adesso in gara si ammazza, dobbiamo marcarlo stretto, e di cui lo marchi stretto in gara non riesce a far più niente. Quindi vuol dire che un giocatore che ha un grande volume tecnico generale ma un basso volume tecnico agonistico,
Io ho vinto delle partite contro squadre più blasonate della mia, femminili, Bressanone, tanto per citarne una, proprio perché sono riuscito a bloccare i loro giocatori forti, con un gran volume tecnico generale, bloccati sul nascere, non avevano un volume tecnico agonistico. Ecco perché i patti fondamentali di padronanza tecnica o di padronanza spaziale non basta prenderli, ma vanno giocati in situazioni banali, da guardie ladri a situazioni di uno contro uno passivo, di gioco dove io devo lavorare con la palla e con fondamentali tecnici, applicandoli però in situazioni variabili. Ecco il percorso da fare subito, dal volume tecnico generale, man mano che apprendo, ci deve essere un cammino parallelo, quindi dal controllo motorio, ci deve essere un cammino parallelo di adattamento, subito, a 6 anni, a 8 anni, a 10 anni, a 13 anni, subito, deve accompagnare il bambino, il futuro atleta, sempre, accontentandogli di quello che sa fare, la mia abilità è quella di creare situazioni di gioco adatte per quel livello tecnico, e allora sì che il passaggio dal volume tecnico generale al volume tecnico agonistico non esiste più, ma diventano paralleli. Man mano che aumento il volume tecnico, già lo sperimento il volume agonistico, quindi dal volume generale al volume agonistico. Deve essere un cammino parallelo, richiede sempre più pazienza e più tempo, ma è tempo investito, non è tempo buttato via, perché ci torna indietro man mano che la presa si costruisce, perché è uno sforzo che non dobbiamo fare successivamente. La finta, e qui arriviamo sul tempo, è un'arte, l'arte di ingannare l'avversario, rubargli tempo e spazio, quindi sugli spostamenti, finte del corpo e anche sulla tecnica, eccoli qua, quelli che chiamavo prima, finte di passaggio e tiro, finte di passaggio, cioè faccio finta di passare la palla in un modo, poi la passo in un altro, faccio finta di tirare in un modo, poi tiro in un altro, faccio finta di tirare invece passo, faccio finta di passare invece tiro, e chi più ne ha più ne mette, anche qui crea un mucchio di situazioni che diventano anche divertenti perché possono essere fatte in forma di gare, sia a coppie che in piccoli gruppi, o squadra contro squadra. Quindi la prima parte, ingannare col corpo, bisogna apprenderle, avere la grande padronanza di spostamento e di movimento, a cui si abbina poi la capacità di giocare con la palla. Vi ricordate dello spazio tecnico e lo spazio tattico, ne abbiamo parlato negli interventi precedenti? Eccoli qua. Con gli spostamenti noi lavoriamo sullo spazio tattico, con la tecnica lavoriamo sullo spazio tecnico, quindi io sono in grado di gestire la mia pericolosità anche con gli avversari molto vicini a me, e quindi se mi marcano stretto non perdo pericolosità, uno perché so smarcarmi e so spostarmi, ingannare col corpo, due perché so gestire la palla anche con l'avversario vicino, allora di nuovo i percorsi paralleli, non posso guardare solo una cosa o solo all'altra. A man mano che insegno un elemento, lo applico agli spostamenti del corpo, ai cambi di ritmo, alla velocità di spostamento, anche se il bambino in quel momento sa solo di tenere la palla in mano e sa passarla, ma intanto gliela faccio applicare. Un domani saprà anche palleggiare, allora la applichiamo col palleggio. Poi andando avanti siamo in grado di palleggiare, passare tutto e andiamo avanti. Però lui questo percorso lo conosce già, farà anche meno fatica piuttosto che aspettare che sappia far tutto tecnicamente e poi all'improvviso gli chiedo di adattarlo a tutti gli esperimenti di variabilità. Quindi direi, per me il percorso è sempre parallelo. Apprendo un elemento e lo applico, controllo un elemento e lo adatto alla situazione. Temporale, spaziale, rubare tempo all'avversario, vuol dire sapere anticipare un tiro, sapere anticipare un passaggio, sapere accelerare il mio spostamento per mettermi in quel buco che si è appena aperto e se mi muovo ci passo dentro, se aspetto mezzo secondo si richiude di nuovo. Con tutti elementi di grande esperienza che il bambino fa, se noi ce lo portiamo con situazioni, dopo le richiamiamo, idonee ad allenare questa capacità di rubare tempo e spazio con tutti questi elementi e queste variabili. Eccolo qui, ve lo ricordate anche questo, l'abbiamo visto l'altra volta, con i vari tipi di difensore. Qui vuole dire che io devo abituare il bambino, prima con il difensore passivo, poi semiattivo, poi attivo, poi nell'uno contro uno, pian piano nel tempo, a capire se io vado verso sinistra e lui è fermo, non ci sono problemi, all'inizio mi serve solo per percepire i due spazi di destra e sinistra. Ma se io quando vado a sinistra lui comincia a muovermi per chiudere, io devo capire, accelerando passo,
Se sì, devo accelerare e passare. Se non passo, continuo ad andare là, sì, perché lui continua a spostarsi e poi applicherò un cambio di direzione. E lo frego quando lui è in disequilibrio dinamico, perché insieme a queste percezioni, accelerazioni, cambio di ritmo, cambi di direzione, cambi di velocità, applicazioni delle finte, il bambino deve anche percepire lo stato dell'avversario. Più l'avversario è in equilibrio statico e più riesce a coprirmi, a difendere su di me. Già se entra nell'equilibrio dinamico e più precario di fronte al mio cambio di ritmo e direzione, potrebbe essere messo in difficoltà. Più in disequilibrio dinamico, in forte disequilibrio dinamico, e più lui è in mia mano, non può far più niente. Ma il bambino le sa queste cose qui, lo abbiamo allenato a percepire questo, perché se lui le sa, sa passare la palla a tempo giusto, continua la sua azione fino all'ultimo momento, prima di decidere di passare la palla, ma se non lo sa, il bambino comincia a passare la palla quando il difensore è ancora a metà strada, tra lui il compagno che riceverà la palla, quindi quando è in equilibrio dinamico, in grado quindi addirittura di spostarsi e coprire anche sul secondo avversario. Anche queste sono situazioni che vanno allenate. Il bambino deve essere consapevole dello status del difensore, deve percepirlo, questa diventa una percezione interessante. Io so che se corro velocemente e faccio correre più corre veloce l'avversario in più di fronte a un mio cambio di direzione, lui è in disequilibrio dinamico o in forte disequilibrio dinamico, quindi non potrà avere più il timing, se io eseguo al momento giusto, per recuperare su di me, se vuol dire che lo lascio lì. Vedete, in tante situazioni i bambini, non avendo queste consapevolezze sulla situazione del difensore, applicano accelerazioni, cambi di ritmo, cambi di direzione, cambi di velocità, fuori timing, e quindi l'avversario a volte non si accorge neanche della finta, perché lo fa fuori timing, e quando ho finito la finta lui è lì dove non dovrebbe essere perché non l'ha letta. Quindi l'idea è di abituare i bambini a capire anche cos'è, in che situazione è l'avversario. Quindi quello che abbiamo visto l'altra volta, qui a destra, sul lavoro individuale, si applica a queste cose, ma non basta applicarle a queste cose, man mano il bambino deve percepire lo status dell'avversario. Allora può darsi che anche un piccolo spazio tra l'avversario e il collo diventa utile per andarci dentro con un'accelerazione. Ma il bambino ne deve essere consapevole, sempre lavorando per prove ed errori. Quindi ho richiamato questo elemento applicandolo al tema di oggi, al timing esecutivo e all'uso della palla. Posso aggiungere la riflessione che facevo in questo momento è quella che forse l'istruttore, il tecnico, l'uomo che allena nelle sue osservazioni o nella sua valutazione del suo insegnamento a volte non collega una serie di situazioni. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se sono capace di fare delle ottime osservazioni, sapendo bene, riguardando proprio gli schemi tuoi che ho davanti, probabilmente so osservare bene, so anche capire se il ragazzino ha appreso o non ha appreso determinate situazioni, o posso mettere in atto successivamente una didattica più chiara, più competente. Cioè, quello che voglio dire è che forse istruttori giovani o istruttori tecnici che in qualche maniera allenano, se conoscessero anche cosa, come osservare e in qualche maniera capire i reali apprendimenti dei ragazzini, seguendo anche schemi in questo senso chiaro, forse avrebbero maggior padronanza domani della loro tecnica e della loro didattica. Questo può essere anche un modello di formazione, o rifletterci tutti insieme se può essere interessante formare anche con chiarezza di schemi, di immagini, di vari aspetti. Sì, Salvatore, come vi dicevo nell'ultima occasione in cui ci siamo visti, vi ho detto, io sarei tanto felice di fare a volte dei corsi di formazione con la partecipazione attivissima degli istruttori da formare. In una situazione così, per esempio, poi si può decidere insieme a Daniela, agli altri, quali situazioni possiamo mettere giù per ragionare. In una situazione come questa, per esempio, iniziare a ragionare, stiamo allenando i ragazzini al timing esecutivo sullo spazio di sinistra e di destra, la campagna dello spazio avanti e dietro. Quali sono gli elementi importanti per voi? Togliamo tutto quello che è scritto qua. Magari uno dice, non è la capacità di accelerare o dei cambi di direzione. Bene,
magari non può venire fuori l'attenzione a come è messo l'avversario, come si muove l'avversario, il difensore. Poi pian piano arrivare con gli allenatori a tirar fuori gli elementi che loro percepiscono e ragionare con loro su quelli che non percepiscono. Ad esempio, quando si allena l'attacco si lavora molto sulla tecnica, sulla pensando che quella risolva tutto, ma non c'è l'avversario. Cioè, lo studio dell'avversario è fondamentale per poterlo superare e ingannare. No? E quando facevo la formazione con gli allenatori di calcio prendevo ad esempio Cristiano Ronaldo, perché loro sostenevano sempre di puntare l'avversario, bisogna puntare l'avversario e arrivargli addosso. Io dicevo, ma dipende, chi è l'avversario? Se è Cristiano Ronaldo e già la palla in mano, ma io non lo punto, perché è talmente veloce che se gli vado addosso mi supera, piuttosto preferisco tamponarlo, stargli a un metro di distanza per reagire alle sue azioni veloci e rallentare la sua azione. Quindi lo studio dell'avversario è fondamentale. Ecco perché dico, com'è la situazione del difensore? Sarebbe bello creare delle situazioni facili di base per i vari sport e con gli istruttori fare degli in palestra, dopo per provare anche, dei piccoli brainstorming, cioè dire qual è l'elemento, l'elemento importante, e cominciare a lavorarsi. Se all'inizio tralasciano il difensore, noi non diciamo niente, lavoriamo su quello che dicono loro, vediamo, ma com'è che alcune cose non funzionano? Prima fargli capire il difensore cosa sta facendo. Ecco perché l'idea, come dicevi tu, io questi due schemi che vi ho fatto l'altra volta non erano altro che situazioni per creare il disequilibrio dinamico, vi ricordate, si muovono i giocatori prima dell'azione e l'allenatore facilita adesso il difensore, lo tiene in equilibrio dinamico perché dà la palla all'attaccante che sta uscendo dalla sua parte. Viceversa, in quella dopo invece, lui mette in difficoltà il difensore, mette in forte il disequilibrio dinamico perché dà la palla al giocatore che è lontano da lui. Un giocatore che è stato, diciamo così, allenato cognitivamente bene al primo schema, quello di destra e sinistra, sa già cosa fare qua. Se corre velocissimo per entrare nello spazio, perché sa che se anche il difensore arriva, per arrivare a coprirlo deve arrivare in forte disequilibrio dinamico, e in quel momento lì con un cambio di direzione lo frega. Quindi noi possiamo realmente creare delle situazioni per far percepire che attacca la situazione dell'avversario. Un equilibrio dinamico, come nel passaggio qui alla linea rossa 1, ha un forte disequilibrio dinamico se io passo la palla al giocatore con la linea verde 1. E qui il difensore, se vuole coprire, o si ferma, gliela da perso, se deve correre talmente forte che quando arriva lì, proprio se arriva entrambi gli elementi di fisica, se io faccio un cambio di direzione con giusto tempo, quando lui arriva lì, lui non ha più il tempo di frenare il peso del corpo e spostarlo dall'altra parte. Quindi ci può fare anche un ragionamento sulla fisica addirittura dopo. Prego. Allora, ovviamente per la pallandestra questo è pane quotidiano. Il Vivannucchi sta intervenendo. È pane quotidiano per noi. La voce arriva male. Iniziative e cose. Uno senza palla, l'uno contro uno senza palla, l'uno contro uno con palla, sono le cose insomma che ci lavoriamo tantissimo, attacco, difesa, e qui è. Spero che mi sentite? Sì, in questo momento bene. Sì. Per cui ecco, per noi è pane quotidiano questa cosa qui, sia senza palla, sia con palla, sono cose che... Sì, no, l'unica cosa, dicevo, Idi, è la consapevolezza dell'istruttore, di capire quello che deve fare. Basket. Ah, basket, ok. E qui è pane quotidiano. No, ma se anche voi ragionate su questi elementi, il disequilibrio eccetera, benissimo, vuol dire che sono elementi già veicolati nell'ambiente sportivo, nel senso che fino a un certo punto si parlava molto dell'uno contro uno, ma lavorando più sull'azione dell'attaccante, non sul difensore. Tant'è vero che adesso tutti influiscono su tutti, anche i difensori fanno le finte sugli attaccanti, siamo arrivati all'assurdo, quando è più passivo il difensore influisce con la sua azione e cerca di influire sui comportamenti dell'attaccante, facendo delle finte anche lui, rallenta il movimento per illudere l'attaccante che può passare e poi accelera all'ultimo minuto. Quindi l'idea è lavorare anche sulla situazione del difensore e non solo
sull'agire dell'attaccante. Questo era il messaggio. I due temi che ho fatto vedere qui anche l'altra volta erano per far vedere che si possono creare situazioni di equilibrio, di disequilibrio dinamico, forte disequilibrio dinamico, perché se il giocatore impara a leggerli in allenamento, le legge anche durante la gara. E dopo viene detto un fatto di reattività cognitiva, mentale, saper agire col giusto tempo lì, nel secondo che mi è dato, diciamo così, anche nella pallacanestro, io ho mio figlio che gioca, anche nella pallacanestro, anche tra giocatori evoluti si vedono tanti errori di questo tipo, cioè non passare la palla è nel momento giusto, se si passa la palla un attimo in ritardo, il difensore non è più in equilibrio, ma è lì che la devia, la tocca, la sporca, eccetera. Quindi in effetti anche sui giocatori di Serie A, se si guarda le partite, di questi errori se ne vedono tanti, così come si vedono nella palla a mano, così come si vedono gli schiacciatori nella palla a volo quando continuano a schiacciare forte su un muro che ha preso le misure. Quindi gli aspetti cognitivi non sono poi dati così per scontati, e ripeto, anche il giocatore forte di Serie A che dimostra in certe situazioni di non essere lucido mentalmente al di là della stanchezza, io lo imputo a un percorso formativo da quando era bambino che ha trattato troppo tardi gli elementi cognitivi, perché quando uno impara a ragionare da bambino, anche su elementi semplici, continua a ragionare anche da adolescente e da adulto. Se uno non ha imparato a ragionare da bambino perché si è sempre fatto forte del suo volume tecnico generale, fa fatica a passare l'applicazione al volume tecnico agonistico. Non dico che non si riesca, ma fa più fatica, ci vuole più tempo addirittura dopo che non prima. Bene, la palla. Allora, la palla è già di per sé un elemento ludico, e qui c'è lo schema che ho riportato dall'articolo. L'unica cosa su cui porto la considerazione è che sulla palla ci sono due tipi di lavoro da fare. Uno, che questo vale anche per la pallavolo, è uno di tipo sinestesico e uno di tipo dinamico. Cosa vuol dire l'uno, cosa vuol dire l'altro? Il sinestesico è legato al possesso della palla da parte mia, quindi essere in grado di gestire con quale impulso di forza, quale traiettoria inviare la palla, che sia un palleggio, che sia un bagger, che sia un passaggio, che sia un tiro, e con quanta forza, come gestire l'impulso di forza. Quella dinamica invece è sempre capacità di differenziazione, riguardo lo spostamento del corpo, e quindi penso a pallavolo, schiacciata, il difensore dietro è pronto a prendere giù una bordata, ma la palla viene sporcata dal muro, viene deviata, adesso il giocatore vede una palla alzata addirittura, differenziazione dinamica, deve spostarsi per andare a prendersi la palla, che adesso è diventata comoda, addirittura può spostarsi con tranquillità, posizionarsi e palleggiarla, oppure vuol dire che sporca ma arriva giù comunque velocemente a terra, e quindi deve decidere di spostarsi o allungarsi a destra o a sinistra, o tuffarsi se capisce che non arriva a prenderla, o spostarsi velocemente per poter fare un bagger e dare la palla. Questa è differenziazione dinamica. Quindi capire che sulla traiettoria della palla devo spostare tutto il mio corpo. O adesso non mi dite anche voi del basket che i bambini a volte quando arriva un passaggio sbagliato non si muovono per andarlo a prendere e poi gli dicono ma Giorgio mi ha passato male la palla. Quando un bambino mi dice che fa così, la prima risposta mia era tu cosa potevi fare per coprire l'errore di Giorgio? Potevi aggiustarlo tu? Perché degli errori ne parliamo dopo la partita, in gara si cerca di aiutarsi l'uno con l'altro. Ora, se la palla è arrivata che tu potevi prenderla, dovevi correre per andare a prendere la palla in passaggio. Poi dopo la gara parliamo in allenamento con Giorgio di imparare a passare bene il pallone. L'idea è che la differenziazione dinamica è la capacità che un bambino o un atleta di leggere la traiettoria della palla e posizionare al meglio il suo corpo o spostare il suo corpo per poter raggiungere la palla. Anche qui sono un mucchio di giochi a coppie che si possono fare con i bambini per abituarli a percepire la palla. Uno dei miei preferiti è mettere un bambino dentro un cerchio e un altro fuori a un paio di metri, o dipende dall'abilità dei bambini anche di più, con la palla in mano. Il compito del bambino con la palla è costringere il suo compagno ad afferrare la palla uscendo almeno con un piede dal cerchio o dovendo muoversi anche saltando. Allora le prime volte vedete che i bambini passano la palla e i loro compagni
non nei fondanti anche la prendo, ma pian piano cominciano a passare la palla a destra, a sinistra e in altro, e li costringono a muoversi. Allora il primo sta lavorando con traiettorie e impulsi di porta molto precisi, perché devono far sì che il loro compagno prendasi la palla ma uscendo con un piede dal cerchio. L'altro comincia a fare, diciamo così, esercizio di differenziazione dinamica. Per prendere quella palla devo uscire in affondo a destra o devo saltare, se sopra di me non riesco a prenderla, riuscire a prenderla. Gli esercizi successivi invece insegniamo ai bambini, prima cominciamo noi, lanciando loro due palloni, dei quali uno solo loro riusciranno a prendere, l'altro no. E infatti passiamo dalla sensazione alla percezione, quindi lancio due palloni, uno alto molto lontano, uno molto basso vicino. Le prime volte i bambini vedono quello basso, scelgono quello e non riescono mai a prenderlo, perché è talmente basso che quando usciranno dal cerchio è già a terra. E invece quello alto, che è andato a 5 metri da loro, se si muovevano per tempo, sarebbero riusciti a prenderlo. Quindi si possono creare una serie di situazioni dove il bambino lavora sulla capacità di differenziazione dinamica. Che spostamento devo fare, a che velocità per riuscire a prendere quella palla. Addirittura situazionale, a due scelte, e vengono lanciati due palloni, quale dei due posso prenderlo? Quindi prima analisi delle traiettorie, poi scelta fulminea su due possibilità, e scelgo di andare a prendere quello di a 5 metri, perché è alto che ci arriverò, rispetto a quello che era un metro da me, ma talmente basso, quasi caduto dalle mani del compagno, che non riuscirò mai a prendere. Anche qui, per rendere concreta questa idea, cinestesica, la palla lo io, con quanta forza, con che direzione, con che traiettoria lanciarla per un passaggio, un tiro, dinamica, sposto il mio corpo per riuscire a recuperare la palla. Qui vabbè sono tutte le altre variabili, eccetera. Qui ci sono le varie variabili da utilizzare. Vi ho messo in fondo tre cose, il ball handling, le tecniche speciali, la giocoleria. Non ce l'ho più con me perché ero in VHS. Ma nei bei tempi della pallamano, condivisi con Salvatore, mi arrivò un filmato dell'allora nazionale russa. La Russia a quei tempi era una delle nazionali, diciamo, non dico la più forte, ma tra le più forti, insomma, era sempre in cima ai ranking. E ho visto un allenamento della nazionale russa, ho visto 20 minuti di giocoleria individuale, giocoleria quella da circo, con due palloni, tre palloni, quattro palloni. Quali dei bonelli nella pallacanestro lo fanno, tanto per prevenire l'intervento di... Ma la giocoleria, quanti sport pensano di usare tempo nella giocoleria? Cioè, anche con palline diverse rispetto a quelle dello sport praticato, per aumentare l'abilità manuale dei propri giocatori. O quanti lo ritengono tempo perso? Perché se non è in mano la palla dalla pallamano, dal pallavolo o dal pallacanestro, tutto non serve, il resto non serve. Quindi l'idea è che il trattamento della palla può essere tanto migliore quanto più dal punto di vista tecnico e anche divertente i nostri ragazzi vengono appresi. Guardate che la giocoleria con tre palline in quattro lezioni le apprendono anche i bambini delle scuole superiori, non so, quelli di secondo grado. Mi ricordo in anni in cui non aveva la possibilità di vedere palestra, aveva spazi piccoli, siamo arrivati al punto che i ragazzi passavano dall'uso delle tre palline a fare la giocoleria con i contenitori delle palline da tennis, quindi usavano i recipienti delle palline da tennis, con oggetti più variati, anche diversi tra loro, quindi la loro abilità è indiscussa. Se li mettiamo alla prova con la giocoleria, veramente dimostrano delle capacità che noi neanche immaginiamo. Questo era uno stimolo così per provocare un pochettino. Ci confermo che il centro giovanile a Prato ne ha fatto grande uso nei propri progetti per le scuole, anche superiori, del Trofeo Città di Prato. Io sono convinto, io l'ho scoperta per caso, ti dico, in quell'anno in cui tanti anni fa non avevo palestra a disposizione, come facevo? Ho visto in giro, ho tirato fuori la giocoleria, allenandomi prima io a casa e con le tre palline, insomma, eravamo riusciti a fare un mucchio di cosine. Io sono rimasto stupito del miglioramento e della passione che ci hanno messo i ragazzi. Hanno cominciato a fare cose che io non gli ho insegnato, passaggi dietro la schiena, sotto le gambe. Io ero arrivato a insegnare l'elemento base, le tre palline davanti a te. Quindi l'idea è che loro sono molto pronti anche per questo tipo di allenamento.
Adesso qui forse Salvatore queste cose qui le conosci già. L'unico applicativo, prima abbiamo parlato di impulso di forza, questo è un gioco applicativo, si chiama La Regina Re. Il soggetto che vedete qua in cima nel cerchio deve fare tre passaggi ai suoi compagni che sono a distanze crescenti con una traiettoria diretta. Chi riceve la palla gliela ridà, si abbassa e gli passa ai compagni. L'ultimo della fila invece viene al suo posto e loro scalando indietro di un posto ricominciano il gioco con un nuovo re o regina. Adesso vado nel breve. E questi giochi possono essere ripetuti così come è fatto. Può essere ripetuto senza far sedere il compagno che ha ricevuto la palla, quindi costruggendo chi lancia una traiettoria semi-parabolica. Quando viene passato con la palla, i giocatori in fila alzano le braccia in alto come per fare un muro e in questo modo costringono all'uso di una traiettoria balistica addirittura. Questo giochino è un gioco applicativo, non è addestrativo, e serve proprio per imparare il controllo dell'impulso di forza, in questo caso crescente, su una traiettoria diretta, semi-parabolica e parabolica. La domanda potrebbe essere, la faccio anche agli studenti, come si può fare lo stesso gioco, come lo organizzate per una traiettoria decrescente dal più lontano al più vicino, o come fare un gioco così per una traiettoria mista, vicino-lontano? In ogni caso un gioco applicativo, divertente applicativo, i bambini imparano a gestire il controllo dell'impulso di forza, di percezione cinestesica, giocando. Io l'abbiamo trasformata anche in un ludico ripetitivo, lo stesso gioco fatto a coppie, su tre posizioni però, vedete i tre cerchi, se non c'è un cerchio a sufficienza bastano tre coni in mezzo alla palestra che indicano le distanze. Scopo del gioco, fare 10 passaggi in posizione 1 sul primo cerchio, fatti bene i 10 passaggi, 10 passaggi in posizione 2, fatti bene i 10 passaggi in posizione 2, 10 passaggi in posizione 3, poi cambio ruoli, chi era in campo va dietro la linea e chi era dietro la linea va nei cerchi. Alla fine di questo gioco, che sembra un gioco divertente, i bambini hanno fatto 60 passaggi, 30 quando erano passatori qua dietro la linea e 30 quando erano dentro i cerchi, consolidando tre distanze, vicina, media e lontana. Quindi, sempre controllo dell'impulso di forza, l'idea che possa rendere addestrativo e divertente l'allenamento. Io all'università vivo in mezzo ai pedagogisti, quando scrivo ripetitivo, addestrativo, si incavano tutti come delle pantere, allora gli spiego che loro stessi, senza volerlo ammettere, si addestrano a tante cose e gli dimostro che i bambini si divertono e devono addestrare i movimenti perché devono automatizzarli, cioè liberare la mente da aspetti cognitivi più importanti, come sono quelli tattici e strategici. Quindi questo è un ludico ripetitivo, ma la stessa cosa si può fare, questo l'ho preso dal basket, nelle squadre a cronometro. Mentre due gruppi giocano a un gioco pallacanestro adeguato ai bambini, un gruppo fa da cronometro, cioè il gruppo deve fare 50 canestri, non per uno, tutti insieme. Voi capite che questi bambini che fanno da cronometro si impegneranno mentalmente, cognitivamente, nel controllo del gesto. Non è come tirare 10 volte. Ogni volta che tirano pensano agli errori fatti, a come devono tirare, perché sanno che ogni canestro che riescono a fare toglie tempo di gioco ai compagni di là che stanno giocando. Quindi anche questo è un aspetto di ripetizione, ma divertente, è consapevolmente controllata a livello cognitivo. Di nuovo, elementi tecnici che vengono alternati agli elementi tattici, perché dopo aver fatto da cronometro questi bambini andranno a giocare mentre un'altra squadra verrà a fare la cronometro, quindi si alternano immediatamente i due elementi, prima l'elemento tecnico, attenzione a far canestro perché arrivati a 50 togliamo tempo agli avversari, andiamo a giocare noi e applichiamo nel gioco il tiro. L'ultima sono i giochi di area che ho preso dalla teoria di Kaiwa. Qui parla di giochi coi dadi, di lotterie. Cosa vuol dire? Che io, i biglietti sono in gioco, il gioco inizia qua, ma dallo start al finish c'è l'elemento tecnico che a me interessa. Quindi i bambini, per arrivare al gioco, ai biglietti o quello che c'è, devono fare bene la prima parte di attività. Può essere qualsiasi cosa, palleggiare una palla, palleggiare due palloni, quello che è. Un elemento corporeo, controllo corporeo, quello che volete. La cosa che è interessante è che i bambini la fanno con grande attenzione questa prima parte, perché se non la fanno bene devono tornare in fila, non possono andare ai biglietti.
Questa è la porta d'accesso al gioco. Beh, qui ci sono i vari tipi di biglietti, per cui li applicate nelle scuole primarie. Io sono riuscito a far apprendere in 20 minuti, così la collega del basket ci provi, se non crede a quello che sto dicendo adesso, queste maestre hanno imparato bene o male a palleggiare due palloni contemporaneamente nel giro di 20 minuti facendo questi giochi. Da cono a cono dovevano palleggiare due palloni, arrivati al secondo cono potevano andare a prendere i bigliettini e iniziare il gioco con i bigliettini o con quello che c'era. Quindi l'idea è che l'addestramento sulla palla può essere anche estremamente ludico e alternarsi alle fasi di gioco. Qui finisco. Questi sono i tre livelli di gioco che io sempre insegno anche ai miei ragazzi in facoltà. E i tre livelli, dal gioco semplice non orientato, al gioco complesso non orientato, fino al gioco orientato. E sono tre livelli di gioco che possono portare pallavolo a parte, per la pallavolo sono altri tipi di gioco, come svuota campo, cose simili, può portare a tutti i livelli di gioco. Quando andiamo nelle scuole primarie a fare, diciamo così, gioco sport, teniamoli in mente questi tre livelli, indipendentemente dallo sport da noi praticato, perché il primo livello può far giocare tutti, semplificato a livello tattico proprio, perché non orientato, cioè vuol dire che in qualsiasi punto del campo io posso ottenere l'obiettivo. Il secondo, come la palla avvelenata, è non orientato, ma è già più complesso perché c'è anche il tiro. Il terzo è come il primo, ma orientato stavolta. Se metto la linea di meta, devo portare la palla a quella linea, o un canestro, perché devo mettere la palla dentro lo scatolone del canestro, o una corda, che può essere all'inizio un ostacolo o un materasso senza portiere, su cui far arrivare la palla. Io riesco a creare, insieme a quei giochi di addestramento ludico, questi tre step di gioco, dei passaggi, palla avvelenata, gioco di passaggi con, io posso portare il bambino in quel percorso parallelo che dicevo prima, dal volume tecnico generale al volume tecnico agonistico, indipendentemente dal loro livello, perché il gioco dei passaggi è un livello semplice, afferrare e lanciare una palla. Già nel tiro della palla avvelenata noi sappiamo colpire un bersaglio fisso mobile, nella pallacanestro c'è già un bersaglio fisso molto impegnativo che posso colpire solo con traiettorie paraboliche, nel calcio nella pallamano c'è un bersaglio mobile, forte, portiere, che devo colpire con tiri un po' più forti e violenti. Quindi c'è proprio una traduzione della teoria in un costrutto pratico, e questi tre livelli di gioco, è chiaro che si fa pallacanestro, io nella pallamano il gioco dei passaggi l'ho sempre usato con i bambini che iniziavano le prime armi, era sempre un gioco che usavamo perché facilitava questa inclusione, facilitava l'applicazione del passaggio, delle traiettorie, dell'impulso di forza. E abbiamo giocato anche al gioco con meta, al gioco della pallacanestro, non sempre giocavamo con la porta e il portiere. Abbiamo fatto questo percorso man mano che si apprendevano dei fondamentali, il passaggio, il palleggio, il tiro. Quindi c'è la possibilità di tradurre in concreto questa teoria della tattica strategia abbinata all'apprendimento tecnico e tattico. Sicuramente questo, che per me deve essere trasversale, con Salvatore l'ho già detto, sarebbe bello creare dei gruppi di lavoro per dei percorsi che da questi livelli arrivano ai livelli più evoluti, per ogni singolo sport, così come abbiamo fatto tanti anni fa per la palla a mano. Crearli ex novo, facciamo già, benissimo, la collega ha detto li facciamo già, io purtroppo sono uno che non si ferma, il fatto già è già antico secondo me, io seguo Mondoni, leggo quello che fa Mondoni, allora quando Mondoni si ferma sulle sue cose dico beh, lo sta andando avanti, bisogna andare avanti, perché cambiano le generazioni, cambiano le esperienze delle generazioni, queste generazioni si muovono poche, non hanno il cortile, noi tante cose strategiche le abbiamo prese in cortile, non a pallacanestro. Quando io mi allenavo a pallacanestro a Bologna con Perini e Paolini, io facevo solo tecnica, c'era poco ragionamento, certo che di acqua sotto i ponti nel passato. Ogni volta che ci fermiamo su quello che abbiamo fatto, siamo fermi. Noi dobbiamo andare avanti, quindi la mia provocazione è: benissimo, confrontiamoci, facciamo gruppi di lavoro e creiamo dei modelli trasversali ma orientati, fino ad essere principalmente orientati a uno sport piuttosto che un altro, ma modelli dinamici. Cosa vuol dire dinamici? Con elementi che
non cambiano velocemente nel tempo e quelli sono lì, e con elementi che invece cambiano nel tempo, come cambiano le regole di gioco, e quindi man mano che cambiano le regole di gioco cambiano anche elementi di applicazione tecnica e tattica. Questa in sintesi vuole essere la mia considerazione, e sono veramente, sarei felicissimo di partire con dei gruppi di lavoro che cominciassero ad approfondire e ad aggiornare questi elementi. Visto che ci sono i quaderni tecnici dello sport, è anche facile aggiornare, perché di anno in anno si possono, con elementi base che non si modificano molto nel tempo, introdurre elementi che pian piano invece tendono a variare, oppure che hanno funzionato talmente bene nella nostra sperimentazione pratica da essere richiamati all'attenzione dei lettori o di chi si vuole aggiornare su questo tema. Bene. Andrea, apri il video così ti vediamo. Io non mi ero neanche accorto che si fosse chiuso. No, va bene. Perché devo riaprire tutto. No, ho tolto il video. Sì, allora vediamo se qualcuno velocemente fa qualche intervento. Io volevo dire. Non mi era accorto del video. Non ha importanza. Ti sentivamo. No, ma che si vedeva? Ci si vedeva praticamente. Il mio intervento, posso? Vai. Sì, allora, il mio intervento è nel senso che per me è pane quotidiano, nel senso si prende più quello che si può prendere da nuove feedback, nuove idee, per cui per noi queste cose qui sono fondamentali. Ben vengono gruppi di lavoro, perché ovviamente non bisogna mai fermarsi e ci sono tante idee, cioè siamo qui per imparare, se non vuole essere un punto di arrivo, perché noi le basti te lo facciamo quotidianamente. No, anche però, perché lo fate male, però anche il discorso della giocoleria e del blending, tante volte si tralascia questo aspetto del volendo. Okay. Il volendo è tipico della pallacanestro, esatto. Io l'ho chiamato, io l'ho visto per la prima volta nella pallacanestro. Anche il blending è una cosa fondamentale, tante volte noi lo tralasciamo per dar spazio anche altre cose, magari secondo noi più importante, invece è una cosa che aiuta i bambini, dato che non hanno più modo di vivere all'aria aperta, per cui hanno in mano il telefonino e non hanno più una sfera, un pallone, per cui la mia voleva essere solo un intervento per dire ben vengono i gruppi di lavoro per capire. Io non sono mica sulla difensiva, te hai fatto bene, devi intervenire. È la difesa, come dicevi te, io ai miei bimbi dico, sei in difesa, ma la difesa la devi attaccare. La difesa non è una difesa, ma è il difensore che attacca l'attaccante. Per cui ben vengono questi gruppi di lavoro, questi confronti anche sul campo, in modo tale si apprende sempre nuove idee, nuovi punti e via dicendo. Bene, grazie. Altri interventi rapidi, veloci, sono le 19:24. Io niente, mi ero fatto due appunti, però poi Andrea mi ha risposto durante l'intervento. Mi ero segnato appunto la parola esperienza come parola chiave per l'organizzazione del lavoro. Un'esperienza perché anche l'attenzione diffusa e l'attenzione selettiva alla fine dipende molto dall'esperienza, perché più esperienza abbiamo e l'atleta ha, più avrà un'attenzione diffusa e una migliore attenzione selettiva. E questo di conseguenza porterà a tutto un processo poi di scelte, di feedback rispetto a un'azione. Andrea ci stimola nelle sue proposte a proposte situazionali, di situazione, quindi da giochi semplici, però che ci riportano sempre a situazioni per un allenamento cognitivo. Poi mi chiedevo appunto
come vedeva il discorso analitico e delle ripetizioni nell'allenamento, che poi un po' ce l'ha spiegato, perché poi c'è stato quella slide sul discorso della ripetizione ludica, e quindi di fatto la risposta c'è stato. Ce l'hai data. Qui Daniela, scusa Daniela, però attenzione, sì. Io quelle proposte sono per i bambini giovani, sì. Perché l'atleta evoluto che sta evolvendo, anche l'adolescente, cambia mentalità, cioè la sua motivazione estrinseca poi lo porta anche ad addestramenti non ludici. Io non sono contro l'addestramento, c'è un atleta che è convinto di praticare uno sport a una certa età, ma ci sta ad allenarsi ripetendo il gesto tante volte anche se non è divertente, attenzione. Quindi la situazione questo, diciamo, analitica e di ripetizione in età adulta e la vedi più. Certo, ma chi è quell'adulto motivato? Ma tu pensa alla generale che va a imparare a giocare a tennis, ma è determinato e sta lì, ripete mille volte il gesto, non si annoia mai perché vuole. Quindi io quella hai fatto bene a intervenire, perché forse non l'ho spiegato bene. Per i bambini piccoli io sto dicendo che non è vero che tutti dicono che non bisogna addestrare, dico ma non è vero, perché questi non, già sono i treni involutivi delle capacità motorie, e questi non imparano più niente, si muovono un po', a bassa intensità. Allora, l'addestramento è importante anche per i piccoli, ma bisogna farlo divertente, altrimenti loro mollano, non capiscono il perché. Ma già un ragazzetto di 11 anni, già a partire dalla scuola media in avanti, i ragazzetti vanno a allenarsi per migliorare. Quindi cambia completamente l'assetto, non hai più bisogno di fare il giochino ludico, se devono apprendere un gesto la loro motivazione è quella. Se ripeto bene anche mi ha detto, ascolta, poi giocherò meglio in gara, perché è quello che li motiva fortemente. I piccolini vengono lì per divertirsi, e loro alla fine della giornata, quando tornano a casa, si riassunto, mi sono divertito o non mi sono divertito. No, La differenza forse che pone qualcuno, e tu dicevi, i pedagogisti qua si scandalizzano della mia università, ma anche gli altri ricercatori, o la stessa Francesca che hai sentito, la Laura Bortoli, loro dicono il gesto addestrativo nel senso del miglioramento dell'abilità tecnica c'è, lo si può proporre, e tu dici in forma ludica o facendo attenzione che ci sia l'elemento ludico e non strettamente ripetitivo demotivante, lo si può fare con una ricchezza, con una variabilità di proposte, con una ricchezza che però ti induce a sviluppare quella specifica abilità, quella gesta, certo, di risposta. Allora questo io credo che può essere un bellissimo studio, questo è un lavoro di gruppo che vanno fatto. Come rendere anche un gesto che va imparato in quei canoni, in quel modo, come renderlo meno pesante possibile, ma ludico, motivante, che dia risposta certa di abilità tecnica. Questi sono gruppi di lavoro che dovrebbero sviluppare le persone nel confronto. Sì, sai cosa rispondo sempre in quei consessi dove io queste cose qui discuto anche con Laura, mi ha sempre discusso. Sì. Allora voglio dire, ma perché nessuno si meraviglia di un bambino che a 8 anni suona Chopin? A per suonare Chopin devi imparare a fare scale, accompagnamenti d'accordi in salto, arpeggi, ma è difficilissimo, ma quanto sembra migliorare quel bambino. Però a un bambino a 8 anni che suona Chopin tutti dicono ah che bello effetto ha, e noi nello sport invece diventiamo i massacratori di chi? Ma un genitore che prende su un bambino a 9 mesi per insegnargli a camminare, e sta facendo specializzazione precoce. Allora voglio dire, io sono contro la specializzazione precoce, però noi l'addestramento non possiamo far finta che non serva nello sport. Allora dico, fino a una certa età deve essere divertente. Ma nel momento in cui il ragazzo comincia ad avere consapevolezza che se si allena migliora la prestazione, altrimenti continuano a spiegarmi i nuotatori in basket. No, i nuotatori infatti, ma c'è anche la Chiara Camuffo che è ancora collegata con noi nella ginnastica. Allora, andando a ripetere il gesto in un certo modo, rendiglielo ricco, variabile. Esatto, ma lo dice anche Reinet, non parla più di specializzazione precoce, si parla di specializzazione quando è il momento opportuno e si sappiamo motivare i ragazzi alla specializzazione. Perché se un ragazzo si motiva e noi dobbiamo automatizzare i gesti, questo lo sappiamo tutti, non facciamo finta di no. Quindi noi dobbiamo automatizzare i gesti, altrimenti
parte del gioco, se arriviamo a un livello agonistico, non dico altro livello, si disperde, non si può attuare. Non posso giocare a pallacanestro, insomma, se palleggio la palla guardandola. E chi insegna a pallacanestro sa di quale finezza ha il controllo della palla per spostarla all'interno, la mano che scivola verso l'esterno, oppure all'interno per portare all'esterno, avanti e dietro. Il giocatore lo fa in automatico. Probabilmente però la tua cultura è quella di una cultura di persona che sa cogliere il concetto generale, la ripetitività rigida del gesto poi ammazzano il bambino, per cui non certo, siamo d'accordo, perfetto. L'analitica non è che lo abbandono, più il gesto è preciso, più elevato, più devi ricorrere all'analitica dopo, non è che puoi improvvisarlo, tu e altri il testo il livello del gesto prestativo, anche il palleggio a pallacanestro, finché giochiamo tra di noi, ma se cominci a giocare a un certo livello ora sai palleggiare la palla, o è meglio che non la palleggi perché te la rubano in 4-4-8, quindi più è alto il livello più deve essere preciso il lavoro con la tecnica, quindi l'analitico non lo butto mica via. Perfetto. Anche perché i bambini poi hanno piacere di godere anche dei propri miglioramenti, quindi si devono percepire, quindi tutte le attività che portano ad una maggiore efficacia della tua azione, cioè hanno una soddisfazione personale, richiedono anche un addestramento. Ovviamente adesso parlavi di 11 anni, magari i bambini di oggi forse per essere motivati hanno bisogno comunque di mantenere un certo livello di attività ludica, intendendola divertente, però non è detto che ludico sia solamente un gioco, divertente sia solamente un gioco, divertente è anche un'attività fisica, intensa e piena di ripetizioni, che però l'allenatore deve essere lui capace di proporla nel clima giusto, con le modalità giuste. Brava. Tutto diventa divertente poi. Daniela, penso dovete finire. Io? Che hai detto? Daniela, penso dovete finire. Ancora Daniela, questi dalla palla a volo. Era questa riflessione, il discorso dell'esperienza, che come parola chiave, di creare queste situazioni ludiche, diciamo, che portano a un allenamento cognitivo, e come dicevi te, fin da bambino va allenato, perché purtroppo, cioè, penso sempre un po' alle difficoltà che abbiamo poi noi con le squadre più evolute nelle prese di decisione sulle azioni o comunque sulle difficoltà, forse proprio perché abbiamo lavorato poco su questi aspetti, che poi a lungo raggio diventano determinanti poi per fare un atleta completo e con capacità poi tattiche, diciamo, efficaci. E quindi no, poi c'era questa riflessione che giustamente hai puntualizzato in modo giusto, quindi relativa alla fascia ludica dei bambini piccoli, che comunque va proposta in forma ludica, in forma così, ma che non esclude poi ovviamente nelle fasi successive, dove la parte agonistica è predominante, di poter lavorare sia a livello analitico che con le ripetizioni, insomma. Era una riflessione che, insomma, il contesto mi premeva a farla. E oggi che eravamo pochi, 20 minuti, abbiamo approfittato di Andrea e della sua disponibilità e ricchezza relazione che ci ha fatto, e siamo già alle 19.35 piacevolmente, è passata 1:20, pazzesca. Bene, se non c'è altro, liberiamo Andrea Ciciliani. Sì, allora per quella riunione, io anche sono in serie, via telematica la faccio. Nessun problema, ti volevo dire Andrea ancora questo. Sì. Siccome il team della ginnastica, ne approfitto e chi vuole può rimanere anche in collegamento ancora, il gruppo della ginnastica ha fatto un buon lavoro, ha messo insieme documenti, addirittura sta lavorando su delle schede, ora mi hai suggerito anche l'idea possibile di video sui singoli elementi tecnici. Io avevo mandato questo lavoro a Walter,
perché si era detto disponibile, gli piaceva vedere, eccetera. Siccome dobbiamo tirare fuori il libro della ginnastica, avevo riproposto di, così come c'è quella parte che abbiamo messo sul libro di volley, di riprendere la tua parte legata agli stili di insegnamento, alla didattica, eccetera. Io ti rimanderò quel pezzo magari fatto, se tu hai qualcosa di nuovo o di variato, o che magari vuoi darmi tutto un documento che io lo possa sintetizzare e non riproporlo nella stessa maniera, mi farebbe piacere. In più magari organizzerò a tutta la commissione la Roma della ginnastica che ho mandato a Walter, perché credo che poi diventano elementi di arricchimento o di nuove situazioni sui quali tutti quanti potete dare un suggerimento. Così ci lavoriamo da qui all'autunno. Quindi faccio queste cose e ti chiedo anche su questa parte degli stili di insegnamento se c'è qualcosa in più, eccetera. Bene, ringrazio tutti gli amici che erano in linea. Ciao a tutti.